Amici ed amici, buon pomeriggio. Allora, è risaputo che il popolo italiano sia un popolo di allenatori, di virologi, di immunologi e di esperti di pandemie mondiali. Ovviamente queste categorie non possono mancare, i dietologi e i personal trainer. L'Italia è notoriamente un popolo di persone che in teoria saprebbe tutto. Peccato che dalla teoria alla pratica ci passi un po'. A che cosa mi voglio riferire? Mi voglio riferire a tutte le persone che pensano di sapere tutto di nutrizione, che pensano di sapere tutto di allenamento e che vanno avanti con il secondo me, presumo che secondo me si fa così, senza considerare che quel secondo me è una supposizione che se non è supportata da un fatto concreto non serve a niente. Allora, se io dico secondo me tu dovresti alimentarti in questo modo, è perché ho la certezza, ho la prova, che sulla base di quelle che sono le tue necessità, se tu utilizzi questa strategia, migliori. Cosa mi fa essere sicuro di questo? Le centinaia di ricordi. Perché se vostro cugino con una botta di culo vi dà 2 o 3 consigli e riuscite a dimagrire, è stata fortuna. Ma altrimenti io devo analizzare quanti clienti ho, quante persone si sono rivolte a me, quante persone sono riuscite ad ottenere il risultato che hanno desiderato. Allora, nel momento in cui io ho un benchmark così importante, ho centinaia di persone che ogni anno si rivolgono a me ed ottengono dei risultati straordinari e praticamente non ho alcun tipo di fallimento, se non perché magari le persone passano dei momenti particolari, non sono nelle condizioni psicologiche di sostenere il cambiamento, allora a quel punto voi non potete sindacare, voi non potete dire ma secondo me dovrei fare questo anziché quest'altro, perché il secondo me vi porta ad essere fuori forma come siete. E allora nel momento in cui non avete provato, nel momento in cui non avete fatto, ma avete soltanto letto, avete soltanto sentito, avete soltanto immaginato che una strategia possa essere in un modo piuttosto che un altro, restano soltanto delle supposizioni che non hanno alcun fondamento né scientifico né pratico. Di conseguenza il mio consiglio qual è? In genere, quando vi affidate a un professionista perché non siete capaci di risolvere un problema di qualunque natura, per il computer, per il cellulare, per un'agenzia immobiliare, per un medico, per un personal trainer, per un nutrizionista, se avete bisogno di uno specialista e dopo aver preso tutte le opportune informazioni decidete di affidarvi, fidatevi ed affidatevi e fate esattamente quello che chiede, senza stare ancora ad essere vincolati alle vostre supposizioni e soprattutto senza pregiudizio. Quello che fino a quel momento avete pensato potesse essere la cosa migliore per voi, lo dovete abbandonare, ve lo dovete dimenticare, perché se iniziate un percorso portandovi dietro tutti i vostri retaggi mentali e culturali, sbaglierete sicuramente, perché metterete sempre in discussione il nuovo con il vecchio. Ma se il vecchio non ha funzionato, evidentemente non era adatto a voi. E da Dubai è tutto.